Un saluto a tutti dalla vostra Polly! Oggi ci sarà la giornata australiana nello zoo di Littleton. Io ci andrò con Shani e Laila a dare una mano. E in più incontreremo la nostra amica di penna di una vita, nonché esperta di animali australiani, Megan! Non vi sentite elettrizzate? Megan è l'esperta di animali più giovane che ci sia al mondo. Prepariamoci, perché stiamo per imparare un sacco di cose sui canguri, sui vombati e... sui koala! Sì, sui koala! Volevo ben dire! Eccoli, sono qui! Buongiorno, ragazze! Vi va di fare un giro? Vuoi dirlo forte? Ma raccontaci, c'è veramente un koala là dentro? Sì! Questo rifugio fa parte del nostro programma di protezione. Quando sono pronti, questi koala vengono reintrodotti in natura. Ce n'è una che forse sta dormendo. Sono tipo i dormiglioni. Mi pare di averla vista! È là sopra! Sì, è proprio lei e sta mangiando il suo snack preferito, che sono le foglie di eucalipto. È una mia impressione o si può dire che non è solo assonnata? Mi auguro che non stia male. Oh! Hai ragione, sembra un po' giù di corda. Io faccio un salto in clinica. Nel frattempo potete stare voi al centro informazione. Conta su di noi! Il koala non sembra essersi ripreso. Che ne dite se andassimo a dare un'occhiata un po' più da vicino? È una buona idea! Allora, facciamolo! Piccola koala, non stai bene? Siamo un po' preoccupate per te. No, ma non è malata. È che si sente sola. Le manca tanto la sua sorellina. Sono sicura che la rivedrai presto. Permettete che vi presenti la sorellina della koala? Ha avuto bisogno di qualche cura in più in clinica, ma adesso si sente pronta. Oh, ma è fantastico! Lo sai, le mancava così tanto. Ma come fai a saperlo? È solo una sensazione. Beh, evidentemente avevi ragione. Questa è stata proprio un'avventura meravigliosa. A volte è sufficiente ascoltare e fare le domande giuste per aiutare gli altri a sentirsi meglio. Grazie per avermi seguito, ci vediamo presto!